Eccovi, benvenuti in laboratorio. Allora, vi porto qui volentieri per farvi vedere dal vivo, quasi dal vivo, una delle fasi di costruzione più importanti delle casse Cantico. Lasciatemi chiamare le Cantico confidenzialmente casse, perché sono un po' come delle bimbe, quindi mi permetto questo ed altro. Non è una mancanza di rispetto, è un nomignolo affettuoso. Allora, dicevo, una delle parti più importanti dell'assemblaggio di questi diffusori è la preparazione e la realizzazione del cablaggio. Intanto, il cavo che viene usato, si vedrà, non si vedrà, proviamo, andrà fuori fuoco. Vabbè, se non l'avete letto, comunque è cavo Litz di Cardas, penso che lo sappiano anche le pietre, ma ogni tanto è bello anche ribadire i dettagli. Non so quanti costruttori al mondo utilizzino questo cavo per i cablaggi interni delle casse. Il cavo Litz, vi ricordo, è composto da singoli conduttori di rame, in questo caso rame ad altissima purezza, isolati singolarmente l'uno dall'altro da uno strato di smalto. Questo fa sì che la superficie effettiva del conduttore sia molto più alta di quanto il diametro stesso potrebbe far supporre. Tanto che in Cardas questi cavi li chiamano superconductor, proprio perché hanno caratteristiche conduttive, soprattutto in frequenza, perché ricordo che a noi la continua non interessa, quindi non ci interessano i cavi da saldatrice grossi così. Dicevo, soprattutto in frequenza, questi cavi hanno una conduttività estremamente alta rispetto a un cavo non Litz. Non per niente in radiofrequenza, tradizionalmente sono usati proprio per i cablaggi d'antenna, per i cablaggi interni. Bene, allora, quello che non vi ho fatto vedere perché è terribilmente noioso è stata la divisione del nostro cavo in cavetti delle misure giuste per il cablaggio degli altoparlanti, per il cablaggio dei morsetti. Dopodiché singolarmente vengono spelati in modo da scoprirne la parte iniziale e terminale, e a questo punto dovrebbero essere saldati al crossover, saldati agli altoparlanti, e invece no, perché se io provo a saldare questa cosa qui non succede assolutamente niente. Lo stagno con un saldatore tradizionale scivola sopra, brucia lo smalto, sporca tutto e non attacco un accidente di niente. Prima di poter saldare questo tipo di cavo bisogna trattarlo nel crogiolo. Il crogiolo essenzialmente è un pozzetto, quello che ho qui davanti, non mi avvicino, adesso capirete perché, è un pozzetto in cui si tiene dello stagno fuso. Allora, adesso per il preriscaldamento l'avevo settato a 300 gradi, quisquiglie. Per la saldatura arriverò a 420, perché lo smalto di isolamento del Litz Cardas è molto resistente, è un ottimo smalto, però vuole una temperatura alta per sciogliersi e ripulirsi bene. Il procedimento è questo, bisogna, ecco qua, intingere il nostro rame nel flussante, che essenzialmente è un acido. Nel nostro caso utilizziamo il flussante della Cardas, che è una resina totalmente vegetale, che permette la rimozione e la pulizia superficiale del rame pressoché perfetta. L'unico problema, il vapore che si ottiene quando questa resina va a bagno nello stagno a 300 gradi è piuttosto tossico, molto irritante per i polmoni, per cui, per amor di salute, ecco qua, uso questo aspiratore con il filtro e carboni attivi per tirare via i fumi di saldatura e evitare di farmici l'aerosol, che non è mai bello. Ecco qua, allora, mettiamo a bagno, ecco qua, pochi secondi, ecco, il mio cavo è perfettamente coperto di rame, rame argentato, anche queste sono, anche il rame che stiamo usando sono barre che ci vengono fornite dalla Cardas, costituite di stagno all'argento, quindi fate conto di quanto ce n'è qua dentro, non voglio saperlo. Ecco, un capo l'abbiamo fatto, intingiamo anche il secondo capo e poi lo mettiamo nel suo bagnetto di salute e abbiamo una stagnatura perfetta. A questo punto il cavo potrà essere saldato sempre con cavo all'argento, agli altoparlanti e al crossover, e l'adesione e la conduttività sarà la migliore possibile. La resina e tutte le impurità del rame sono rimaste sulla superficie dello stagno, che con un cacciavite a lama piatta periodicamente vado a pulire per evitare
che le saldature poi mi vengano sporche e quindi poco adatte a condurre. Quando lo stagno torna bello lucido siamo a posto. Ecco, questa operazione va ripetuta per ogni coppia di diffusore 12-16 volte, qualcosa del genere. Più la preparazione dei cavetti, più la spellatura. È chiaro che è un'operazione per niente economica in termini di tempo e di costi. Meglio sarebbe utilizzare un cavo normale non smaltato e crimparlo direttamente su dei connettori Faston e poi attaccare i Faston agli altoparlanti. Bella, bella porcheria, lo so che lo fanno tutti, lo so che lo fanno anche quelli che costano un occhio da testa, però io non mi stancherò mai di dirvelo. Cerchiamo di cominciare a distinguere fra quelli che costano cari e quelli che sanno fare le cose. A costar cari siamo bravi tutti, basta lucidare un po' un frontale, spendere un po' in pubblicità e far pagare caro il prodotto, perché tanto il mercato lo recepirà. A fare le cose bene è un po' diverso, e le cose fatte bene in questo caso significa utilizzare del cavo di ottima qualità, dello stagno di ottima qualità e poi saldare i cavi sui componenti, non usare lo schifo di Faston che fanno contatto come mia nonna in cariola, scusate. Spero che la metafora si capisca lo stesso. Però comunque non c'è problema, se volete comprarvi le casse famose col nome inglese fatte in Cina a tutti i costi, fatelo pure con la mia benedizione, prima o poi crescerete e ci saranno altre cose per voi. Ok, io se non vi dispiace per non annoiarvi troppo vi lascio qui, vado avanti a stagnare i cavi e ci vediamo alla prossima fase dell'assemblaggio. Buona vita!